1908. Anno tragico, senza corride e fandanghi, senza baci di belle ragazze. I francesi banchettano allegramente nelle chiese, vendono sottomano i candelabri di Nostra Signora e le balaustre di marmo degli altari. Dio non è con loro, eppure seguitano ad avanzare, a sporcare i letti delle famiglie nobili di Spagna, a rubare statue e quadri, a fucilare la gente per bene e a decorare i traditori. Ma per fortuna, nel convento di San Gioacchino, sulle rive del Guadalquivir, la provvidenza divina ha radunato i migliori uomini di Spagna, un reggimento di audaci, senza paura e senza macchia. Con questa gente, le donne di Spagna possono dormire sogni tranquilli, senza timore di dover imparare a dire oui. Gente senza paura, ripeto, capace, come un capitano di mia conoscenza, di scagliarsi nel pieno della battaglia, di assalire e sgominare intere schiere di nemici e poi di rivolgersi con lo sguardo terribile al capocannoniere, gridando con voce maschia: qui si chiacchiera molto e si beve poco. Corra! Il vino di Malaga alla salute del mio amico De Cabanil e della sua borsa. Scorra l'onda bianca del Malaga sulle sue spalline di capitano e ce lo restituisca maggiore. Corri troppo, Moreno. Avanti, lo sappiamo tutti che ha la promozione in tasca. Signori, un brindisi al Major Miguel De Cabanil, il più generoso pagatore del terzo reggimento. Amici, vi invito a brindare ai veri eroi di questa campagna, coloro senza i quali non si può né vivere né morire. Il capitano medico, sempre pronto a trasformare una indigestione in 10 giorni di licenza. E il rappresentante della giustizia militare e il fiscal, colui che può mandarci a morte più svelto di una pallottola francese. Signori, stiamo bevendo il vino del 1800. A quell'epoca la Spagna era tutta libera e unita. Ritornerà così, alla prossima vendemmia. Al re! Alla Spagna! Alla Spagna! Scusatemi, sono chiamato dal colonnello. Addio, capitano. Quando torni ti saluterò maggiore. Speriamo. Con permesso, padre. Andate, andate, figliuolo. Ti accompagno. Voglio essere il primo subalterno che incontrerai. Vieni. Tutti eroi. Da un po' di tempo si distribuiscono troppo facilmente le promozioni in questo reggimento. Non si tratta di promozione questa volta. Chissà se rivedremo Miguel De Cabanil. Perché? Che è successo? Suo padre. Mio padre. Sì, capitano. Ma non è vero, è una calunnia. Il duca De Cabanil, ammiraglio della quinta flotta, ha tradito la pace e la fede giurata a sua maestà ed ha consegnato le sue navi al nemico nel golfo di Biscaglia. Soltanto l'eroismo del suo ufficiale in seconda, Don Inigo da Costa, ha permesso di portare in salvo la nave ammiraglia e punire con la morte il traditore. Ma non è possibile! È il rapporto ufficiale del quartier generale di sua maestà cattolicissima. Ma c'è qualcosa di più grave, Miguel. E per me non è meno penoso annunciarvelo. Siete stato espulso dall'esercito. Credetemi, per me è come perdere un figlio. Datemi la vostra spada. Comprendo che cosa provate, Miguel. Ma non dovete cedere alla disperazione di questo momento. Non temete. Debbo riscattare l'onore della mia famiglia, dei Cabanil. E ci riuscirò. Anch'io credo che si tratti di una calunnia. Está clarísimo, es evidente. No seáis hipócritas. Todos sabéis que los Cabanil ya tienen muchos parientes en Francia. Ahí vuelve ya. Y sin espada. Capitán, habéis perdido algo, si no me equivoco.
Cuidado con lo que haces, Cabanillas. Yo sigo siendo un oficial del rey. Oficial, tú no eres más que un abogado de grasienta toga y zapatos deteriorados. Miguel, yo no tengo un padre traidor. Me pagarás esa ofensa, canalla. Perdona, pero no te puedes batir. Te falta la espada. Una espada se puede encontrar. Más difícil es encontrar el valor. ¡Guardia! Tu lengua de víbora, te la voy a Figliacco, dovresti prendere lezione di scherma, poliziotto! Rialzati! Voglio divertirmi, non ucciderti! Sacrare il convento. Ti ricorderai di me ogni volta che aprirai bocca. E voi invece dimenticatemi fino al giorno in cui nessuno dovrà vergognarsi d'essere stato mio amico. Adios, Miguel. Adios, Miguel. Adios. Adios. Sapremo ricompensarvi, Don Inigo. La Spagna non dimenticherà mai quello che voi avete fatto. Oggi però la nostra patria non è in grado di dare, ma solo di chiedere ai valorosi. Sono pronto a fare il mio dovere come lo comandano la mia onestà e la mia lealtà. La nuova missione che l'ammiragliato vi affida è di carattere estremamente delicato. Fra due giorni un guardacoste, l'Anita Lopez, uscirà col favore delle tenebre da Cadice assediata battendo bandiera portoghese. Essa trasporterà il tesoro della corona. Il tesoro? Ma non è già in salvo? Purtroppo no. L'avanzata francese ci ha chiuso ogni via d'uscita. E il servizio segreto non si fida dei nostri alleati britannici. Incontrerete l'Anita Lopez in pieno Atlantico e trasborderete sulla vostra Assunción il tesoro. L'ammiraglio de Teruel vi darà le lettere credenziali e più dettagliate istruzioni. Compiuta la sua missione, l'Anita Lopez tornerà in Spagna. E voi farete rotta per L'Avana. Nessuno fermerà una nave portoghese comandata da un portoghese. Bene, ma voi sapete che dopo il tradimento del duca de Cabanil ho dovuto, per precauzione, sbarcare più di metà dell'equipaggio. Mi dispiace, Don Inigo, ma non posso darvi né un ufficiale né un uomo di ciurma. Vi lascio piena libertà di reclutamento. La missione non ha un diretto scopo di guerra e voi mi capite. Piena libertà, avete detto? Piena libertà. La guerra mi ha abituato a troppe sorprese. Non per voi, né per la Spagna, ma per tutti coloro che potranno domani giudicare del mio comportamento. Vorrei che tutto questo mi fosse confermato
per iscritto. Come volete. Marucci, dammi la mano. Vedi nessuno? C'è gente che passa, marinai, borghesi. E dietro le grandi navi, l'Assunciona ancora le vele ammainate, ma caricano viveri e l'acqua. Hanno fretta di andarsene. La terra scotti i piedi nei marinai se non ci ho letto una donna ad accoglierli. Ma che ci salta in testa? Da chi hai imparato queste cose? E te, zio, lo dicevi ogni volta che tornavi dal mare. Senti, Marucci, di ancora cosa vedi? Molte navi, zio. Belle? Non come era la tua. Non ne ho mai visto una così bella. Carlo. Oh, Miguel, sono felice di saperti sano e salvo. Perché hai voluto vedermi? Tu eri con mio padre, Carlos. Ho bisogno di sapere da te la verità. Tu non eri solo il suo nostromo, eri anche il suo amico. Non so nulla, credimi. Di notte siamo stati circondati dalle navi francesi. Nessuno ha sparato. Si è udito solo un colpo di pistola nella cabina di tuo padre. Don Inigo da Costa lo aveva ucciso. E tu? E voi tutti che eravate i suoi uomini più fedeli non avete saputo difenderlo? Era già cieco lo zio. Sì, Miguel. Nello scontro del Golfo di Biscaglia. Tornavo già senza vista e senza forza. L'hanno ammazzato senza che potessi stargli vicino. Parlano di tradimento quelli di Madrid. Lui. Era venuto a trovarmi poco prima. Aveva detto, salve Carlos, come stai? E mi aveva lasciato un po' di tabacco. Non è stato lui a tradire. Non conosceva questa parola. Che sai di Don Inigo da Costa? Beh, lo vedevamo di rado, in coperta. Sul suo conto se ne dicevano di tutti i colori. I marinai giuravano che era amico del diavolo. Ah, anch'io. Una notte ho sentito dalla sua cabina un urlato. Ora ho saputo che parte con la Sucia. Sì, una nave maledetta. Due volte la ciurma si è ammutinata e una volta l'ha sterminata la febbre. Credo che Don Inigo l'abbia scelta proprio per questo. Voglio imbarcarmi con lui. Sta attento, Miguel. Devo sapere la verità. Devo fare giustizia. Se vuoi imbarcarti, cerca una carta di viaggio alla posata del Toro Matado. Zitta tu. Come? È un bel giovane, zio. Merita d'essere aiutato. Grazie. Alla posada del Toro Matado, hai detto? Sì, ieri vi ho accompagnato lo zio e dicevano... Dicevano che sono già al completo. Una ciurma di avanzi di galera. Scelti come per una sfilata di impiccati. Ha ragione Marucci. Se devi avere un imbarco, cercala da un marinaio che ci ha ripensato. Grazie. Grazie Carlos. Che Dio ti assista, Miguel, e ti aiuti a trovare la verità. I morti non dormono tranquilli finché non sono vendicati. Adios, Miguel. Adios. Marucci, dammi la mano. Da un bacio al tuo alleato inglese. Fatelo dare dal re di Spagna, quello è il tuo alleato, no? La rosa de fuego de tu caballera me ha dejado ciego con su primavera. Me huele a jazmín en su piel de aceituna. Me saben tus besos a nardo y limón. Ay, niña de fuego, ay, niña de fuego.
Son negros tus ojos, cual noche sin luna. Y roja tu boca como un clavelón. Ay, niña de fuego, ay, niña. De fuego. Ti piace questa canzone, marinaio? È dedicata alla tua partenza. Andremo, un bacio. Un bacio sole brucia la nave e faccio saltare il barco. Smetti lo spaccone. Domani sarai in alto mare. E della povera Amparin ti ricorderai solo per riderci sopra. No, non lo puoi dire. Io sono pronto a strappare subito la carta di imbarco, se vuoi. Tieni la stretta, marinaio. Potresti perderla. Silenzioso. Aspetto notizie da te. Aha. Sempre nostalgia dell'acqua, delle navi? È necessario, Amparì, non dipende dalla mia volontà. Sì, credo, sfortunatamente. Allora, credi che potrò avere questa carta d'imbarco? C'è uno laggiù che mi preferisce a Don Inigo da Costa e a tutta la sua flotta. Grazie, Amparì. Niente, amico. So già dove troverai la tua carta d'imbarco. Dove? Sotto il cuscino del mio letto. Stanotte. Amparì. Amparì. Cioè, te lo giuro, ma non devi guardare. Devi fidarti. Mi fiderò soltanto quando avrò visto con i miei occhi. Oh, no! Ah, vedi che avevo ragione. Sei venuto qui soltanto per quella carta? No, non soltanto per quella. Amparì, sei troppo bella e furba per poterlo credere. Ho voluto soltanto provarti che, come tutte le donne, sei piena di bugie. Avrai la tua carta, non temere. Ma non voglio che tu me la paghi con il tuo amore. Sei sentimentale. No. Ti voglio un po' di bene. E non posso capire come tu preferisca imbarcarti invece che restare con me. Hai ragione, Amparì. Tutte le navi dell'ammiragliato non valgono un tuo bacio. Ne avrai molti, se resterai. Tornerò. Ci rimetteremo al pari. Adesso sei tu che mentisci. Amparì! Ah, da condanni ci spapire, vatte! Da bin ich. Und den Gürtel. E adesso un po' di rum. Quando si sveglierà non capirà più niente. E la nave sarà già a largo. Adios, Amparì.
Adios, marinaio. Passa. Sì, va bene, passa. Passa. Sei stato in artiglieria? Nel primo reggimento. Su Majestà. Passa. E tu? Cañonero. 40 anni. De modo che tu tienes 40 anni. Me li porto bene, vero? Niente donne, niente vino? Hai meno lo spiritoso tu. Questo lo conosco io. Era commesso un'altra nave. Io non t'ho mai visto. Sarete stato distratto con tutta la gente che ti passa ogni giorno sotto gli occhi. Marinai, donne, ammiragli. Mi sbaglio? O ci vuoi prendere in giro? Oh, vi sbagliate, signore. Per favore. Senti, ragazzi! Capitano, mi avete fatto vincere una scommessa. Al reggimento dicevano che vi eravate ucciso, ma io sostenevo di no. Potete fidarvi, capitano. Per me è come se la scommessa l'avessi persa. Tomba! Non mi chiamerai più capitano, spero. Qui abbiamo tutti qualcosa da far dimenticare. Niente capitano De Cabanil e niente sergente Sandoval. D'accordo. Ho dovuto lasciare l'esercito per colpa di certi cavalli che sono spariti. Disertore, eh? Beh... in fondo è guerra anche questa. Allora? Tomba. Ho voluto conoscere i vostri nomi né il vostro passato. Non mi interessa. Ma state tranquilli. Per chiunque volesse ribellarsi ai miei ordini, questa nave sarà più terribile della peggiore galera. È un'impresa difficile quella alla quale ci accingiamo. Non ammetterò proteste, mezze parole o debolezza. Dovrete ubbidire e basta. Nessun ordine vi dovrà sembrare assurdo o eccessivo. Bloccheremo i porti di rifornimento, ma nessuno di voi scenderà a terra. Sosteremo fermi nell'oceano e nessuno dovrà affacciarsi oltre il limite della murata. Non c'è re di Spagna, né legge, né autorità su questa nave al di fuori della mia. Tutti voi siete in mio potere. Posso premiarvi o uccidervi. Se qualcuno non è d'accordo, è meglio che finché la terra è vicina, si getti a mare e la raggiunga subito a nuoto. Non dovrete tenere accesi i lumi la sera, né cantare, né parlare ad alta voce, né salutare le navi britanniche se ne incontreremo. Qualcuno non resisterà, non importa. Quelli che torneranno con me in Spagna torneranno tranquilli e ricchi. Agli altri penseranno le prigioni, i fucili e i pescicani. Non ho altro da dire. Damian Pinto, ispezione. Pronti per l'ispezione. Fa vedere il braccio. Dottore, cosa sono quelle macchie? Sfogo di Sant'Antonio, comandante. Sta zitto tu. Ho interrogato il dottore. Veramente non ci avevo fatto caso. Non fai mai caso a nulla tu. E mi porti la peste a bordo. Isolatelo in una cella. Non toccarlo, nessuno deve toccarlo. Accompagnalo in infermeria. Dottore, aspetta, ci andrai dopo.
Tra due giorni, se le macchie non scompaiono, lo buttiamo a mare. Ma non è peste quella. Anche un semplice sfogo può durare più di due giorni. Nel dubbio preferisco seguire i miei sistemi, sono più sicuri. Tu come ti chiami? Miguel. Non hai l'aria di un marinaio. Guarda, l'avrò fra qualche anno, comandante. Va a vedere le mani. Non hai mai toccato una sagola. Vedo il segno delle briglie piuttosto. Scusatemi, comandante, ma la carta d'imbarco parla chiaro. Il passato non interessa. Se non userò bene le sagole, vuol dire che il nostro uomo sarà bene la frusta. Non pensarci, marinaio, sarà così. Damian Pinto, ispeziona le armi. Sì, comandante. Damian Pinto, fagli dare 30 frustate. Andiamo. Sei stato svelto, giovanotto. Mi è già successo di avere un capo distratto sotto le mura di Saragozza. Non l'avrai più, Dorinanzi. Prendi il suo posto. Damian Pinto, questo è il nuovo capo cannoniere. Grazie. Ai vostri ordini, dottore. Sospendiamo. Scioglilo. In acque tranquille, efficacissimo è il tiro di rimbalzo. I francesi, i nostri cari amici, lo chiamano le tira ricochet. E che vuol dire? Te l'ho già detto, di rimbalzo. Ah. Ma bisogna distinguere il rimbalzo teso dal rimbalzo fiaccante. Lo sapete cosa significa tiro teso? Un tiro dritto. Già. Allora, scusate. Continuate pure, signor capo cannoniere. Continuate, prego. Dunque, nel tiro teso, l'angolo di caduta non supera i 4 gradi, mentre per il tiro fiaccante si possono avere angoli di caduta da 6 a 10 gradi. Tiro efficacissimo, dunque. Entrate. Che c'è di nuovo? Il nuovo capo cannoniere ne sa fin troppo di artiglieria. C'è tre droni. Quante volte vi devo dire di non parlare francese? Scusatemi, non me ne accorgo. Insomma, quel tipo non mi convince. Ha tutta l'aria di essere uscito fresco fresco dalla scuola di artiglieria. Vorreste dire che è una spia? Sapete, l'ammiragliato prende sempre le sue precauzioni. Potete andare? Sì, comandante. Come vi sentite? Hai udito ciò che dice Nebbia del nuovo capo cannoniere? Che ne pensi? Potrebbe essere un ufficiale? A me sembra un bravo giovane, bene allevato. C'è un modo per sapere. Gli ufficiali portano sulla spalla destra, inciso a fuoco, un simbolo. Una stella, un delfino, qualcosa di simile. Tu, come medico, puoi trovare la maniera di controllare. E poi ti ho anche visto giocare a carte con lui. E giocando si beve. Va bene, Domenico, cercherò di sapere. Spara, tacere. Vuoi rispondere o no? È il comandante. Sta male.
Ma c'è il dottore con lui. E c'è anche qualcun altro. Chi? Dunque è vero ciò che si dice. È indemoniato. Indemoniato? Ma siete mio avversario o mio socio? Mi date tutti gli ori? Ho l'impressione che voi abbiate passato parecchie giornate al gioco delle carte. Siete molto abile, amico mio, non me la date ad intendere. Siete stato in qualche collegio o in qualche accademia militare? Avete l'occhio clinico? Ah, non mi sono sbagliato. Dicevo che voi avete l'occhio clinico con i malati, ma con le persone sane poco intuito. Allora mi sono sbagliato. Negate di appartenere a una nobile famiglia. Con tutto il rispetto che vi porto, via anche questo re. Ah, non importa, di questi tempi un re più, un re meno. Bevete, bevete. Non ce n'è più. Per piacere, Miguel, ce n'è dell'altro lassù. Volete prenderlo? Ma certo. Il cavatappi è sopra la scrivania. Ah, grazie. Che profumo, dottore. Bevete, bevete, Miguel. Il rum è la medicina dei marinai. Scusate. Salute. Salute. Siete l'unico giocatore che paga da bere quando perde. Ah, ma mi darete la rivincita, M'ha preso un sonno. Scusatemi, dottore. Vogliamo rimandare a domani? Certo, certo, andate pure a letto. Mi sembrate molto stanco. È veramente stanco. Buonanotte, dottore. Buonanotte. Parlate! O tra poco questa nave sarà senza medico. È stato uno scherzo. Parlate o sparo. Vi dirò tutto subito. Io non sono un eroe. Ma abbassate quest'arma, per favore. Parlate! Io non volevo fare questa sciocchezza. È stato il comandante Don Inigo, che è il diavolo. E io sono attaccato alla coda del diavolo. Cosa potevo fare? Fare attenzione. E dirmi tutto. Io sono un piccolo medico che lotta contro il dolore. Contro il dolore degli altri, ma principalmente contro il mio. È stato Don Inigo che mi ha detto di sorvegliarvi. È stato Don Inigo che mi ha suggerito la stupida storia del sonnifero. Ma cosa teme Don Inigo da me? Vuol sapere se siete un ufficiale del re. Lui dice che dovreste avere un tatuaggio su una spalla. Che significa? Si vede che non ha le carte in regola il portoghese. Oh, io non so niente, ve lo giuro, Non so niente, non so niente. Calma, calma, dottore. In confidenza, io ho fatto l'accademia militare, ma senza troppo successo. Ecco il tatuaggio. Miguel, vi consiglio, fate scomparire quel tatuaggio. Perché? Il cuore mi dice che quel tatuaggio non dovreste averlo su questa nave. Se sapessi di più, ve lo direi. E se saprò di più, ve lo dirò. Ma vorreste farlo sparire con questo coltello? Sì. Rimarrà solo una cicatrice. Vedete? La miccia scorre all'interno, ma sarà una miccia molto lenta. Per chiunque, questa non è che una comune spada. Sarà la prima volta che una nave colerà a picco per un colpo di spada. E ora vorrei parlarvi di Damian Pinto. Non c'è da preoccuparsi di Damian Pinto. Il topo furbo è quello che tira fuori il formaggio dalla trappola senza restarci. E Damian Pinto non è davvero furbo. Paboku. Fra 3 giorni o 4 incontreremo l'Anita Lopez. Oggi abbiamo avuto un brutto vento da sud. Siamo in ritardo di almeno un giorno. Entrate. Ah, dottore. Le pillole, comandante. Siete una persecuzione. Voi e le vostre pillole. La missione è fatta.
Quel ragazzo non ha nessun segno sulle spalle. È uno qualunque. Meglio così. Andatevene a dormire. Alle pillole ci penso io. Buonanotte. La potrai ridare al mio cuore la felicità. Il sole. Nove provie dritte! Nove provie dritte! Eccola! Capocannoniere, sparate un colpo a salve! Cannonieri ai pezzi! È l'assunzio, vero comandante? Sì. Beh, che stai guardando? Fai calare la scialuppa grande. Ehi, ma chi ti credi di essere? Caricate, ragazzi, svelti, a posto! Andiamo! Senti, ragazzi! Puntate! Pezzo numero uno, pronto! Fuoco! Benvenuto, comandante, a bordo della mia nave. Le mie congratulazioni per aver portato a termine una così difficile missione. Grazie. Ho l'onore di presentarvi il Real Tesoriere delle province andaluse, Sua Eccellenza Don Ferrante de Avila, il comandante Don Inigo da Costa. La vostra fama è giunta fino a noi. Ne sono lusingato. Sfortunatamente il piacere provato per la vostra impresa è stato offuscato dal tradimento di uno dei nostri ammiragli, ciò che ha fatto il duca di Cabanilla dell'incredibile. È una triste pagina della storia di Spagna, io stesso non volevo credere ai miei occhi. È meglio dimenticare. Il capitano Damian Pinto è il mio luogotenente. Don Inigo, vi presento la figlia del nostro governatore, signorita Consuelo de Mayo e Sol e Doña Soledad de Reyes, sua dama di compagnia. Esse hanno lasciato la città assediata per raggiungere il Sud America. Il governatore, deciso ad una difesa forse disperata, ha chiesto soltanto questo alla Spagna, la vita di sua figlia. Sapevo di dover scortare un tesoro, non due. Aumenta la responsabilità oltre all'onore e al piacere. L'ordine di affidarvi queste dame reca la firma del rappresentante re. Quando è così? Vi prego, signori, la nave è modesta, ma abbiamo le nostre piccole comodità. Queste due donne sono un impiccio. Non molto spiacevole, dopo tutto. Guarda che bel pezzo di dama di compagnia. Come mi farei accompagnare volentieri da voi per tutta la vita? Non vi conviene. Ho già seppellito un marito. Io sono un temerario, signora. Appartengo alla marina da guerra. Ci apparteneva anche lui. Io proporrei di cominciare il trasferimento al più presto. Naturalmente. Signori, procediamo alla verifica. Sarà una cosa molto semplice. Sono 29 cassette sigillate. Non c'è che da prenderle in consegna. Allora, capitano. Sì, comandante. Avanti, ragazzi! Dobbiamo occuparci dei bagagli. Andiamo, consulo. Col vostro permesso, prego. Signori. Posso fare qualcosa per voi? Sì. Sapete nuotare? Ma certo, signora! Peccato. Avreste potuto buttarvi in acqua. Oh. Segui il consiglio. Sono le casse da portare via. Non qui, capitano. Questa è la Santa Barbara.
Su, presto, sfaticati! Avanti, avanti! Potete controllare i sigilli se volete. Non resta che imbarcarle, comandante. E firmare questa. Ah, certo. Le cassette a bordo! Non dimenticate il nostro bagaglio. Me ne occuperò io personalmente, signora. Non osavo sperarlo. Perdonatemi, ma mi sembra di conoscervi, signore. Temo che vi sbagliate, signorita. Sei pazza, dar chiacchiera a un marinaio. Provateci anche voi, vi giuro che sarò più cortese. Ma anche più noioso e più seccante. Avanti, occupatevi del baule. È vostro? Già. Facciamo presto, ragazzi. Beh, ti sei incantato, Damian? Qualcosa che non va? No, no. Tutt'altro. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Tutto a posto, comandante! Comandante, i migliori auguri per il viaggio. Porga al grande ammiraglio i miei ossequi devoti. A voi, comandante, i miei ringraziamenti. Consuelo, il viaggio di ritorno sarà molto triste senza di voi. Grazie. Non vi dimenticheremo mai. Forza coi remi! Giù la cima! Forza! Tira giù! Parate, presto! Vai, colla! Piano, piano, piano! Salite! Io dovrei montare su, lì sopra! Coraggio! I bagagli sono a posto, Doña Soledad. Grazie. Perdonatemi, posso avere un'informazione? Dite. Qualcuno ha avuto l'audacia, ignorando la mia esistenza, di occupare il posto lasciato libero da vostro marito? Oh no, signor ammiraglio. Mi nutro di cenere e di ricordi. Signora contessa, è il mio piatto preferito. Oh, poverino, siete vedovo anche voi. Buon pranzo. Consuelo. So? Oh, Consuelo, come ti senti? Ecco. Hai avuto paura? No, no, grazie, sto benissimo. Questi marinai, ma come amano la vita scomoda. Venite, vi accompagno. Vieni, Consuelo. Se la tua trappola ha fatto cilecca, sono guai per te. Le scialuppe! Tutti gli uomini alle scialuppe! Le lance in mare! Signori, alte... Un tesoro. Un tesoro tutto per noi. Siete incroyable. Ah, non sarà tutto nostro. Dirò che quando l'Anita Lopez è saltata in aria, soltanto un quarto delle cassette era stato trasbordato e lo consegnerò a sua maestà. E nessuno potrà dire il contrario. Soltanto la ragazza. Già. Lasciate fare a me. Il verbale è pronto? Quando avrà firmato, si vedrà. Fate firmare anche una dichiarazione d'amore. Eh? La signorita può essere pericolosa. Non voglio lasciarmi dietro dei testimoni. Giusto. Meno siamo, meglio è. Eh? Avanti. Scusatemi. Com'è andata? Purtroppo non siamo riusciti a salvare un solo uomo. Oh, bravi. E avete anche la faccia di presentarvi. Che cosa volete? Il comandante mi ha inviato per prendere notizie della signorita.
Ne approfitto per esternarle tutto il mio... va bene, abbiamo capito. Andate a ringraziare il vostro capitano e lasciate in pace la signorita. Buongiorno. Scusate, ho qui un verbale del comandante su come è accaduta la disgrazia. È una formalità. Capisco che per voi è triste dover ritornare anche per un solo istante col pensiero, ma è necessario. Vi prego, lasciatemi sola. Ma se non volete leggere non importa, basta che firmiate. Non avete sentito? Vuole restare sola. Lasciate qui il foglio. Ripassate più tardi. E magari mandate qualche altro, perché non siete affatto simpatico, giovanotto. Io non ci capisco niente. È permesso? Oh, si accomodi, dottore. Come sta, signorita? Va meglio, eh? Sì, grazie. Siete molto gentile, dottore. Dottore, cosa vuole dire questo? Ah, quanta fretta. È un verbale di come si sono svolte le cose, o pressa poco. Ma vogliono che io lo firmi. Perché? Che consiglio ci date? È una formalità. Non saremo a L'Avana prima di 20 giorni. E che fretta c'è di firmare una carta come questa? Pare ci tengano molto. Non so perché, ma ho l'impressione che questa nave, questi uomini sporchi e volgari... Soledad! Scusami, cara, ma certe volte la lingua parla per conto suo. Dottore, qui per farsi rispettare bisognerebbe il avere... Il coltello dalla parte del manico. Se basta. Mai visti tipi di questo genere. Tutte facce di pirati con 100 anni di galera per occhio. Ha ragione, è un equipaggio da guerra. E che c'entra? Forse che la guerra la fanno soltanto i mascalzoni? E in certi casi sì. Del resto non è che sulla nave ci siano soltanto pendagli da forca, eh? Il capitano da costa, bel tipo quello lì. Ah, io parlavo dell'equipaggio. Il capocannoniere, per esempio, è... Oh, sì, chi è? Ho l'impressione di averlo già conosciuto. È un uomo di cui ci si può fidare. Riposate bene. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Questo verbale tenetelo con voi il più a lungo possibile. Certo, dalla parte del manico. Arrivederci. Arrivederci, dottore. Sembra una notte di Siviglia. Mi avete spaventato. È un rischio che dovevo correre. Se volevo vedere i vostri occhi sotto la luna. Andatevene, i miei occhi non desiderano guardare nei vostri. Avete la parola pronta, signorita. Meglio. Non amo le donne remissive. Lasciatemi. Credevo di aver dimenticato il mondo, la felicità e la bellezza. Vi prego, lasciatemi. È tanto tempo che sogno di potervi stringere fra le braccia, baciarvi. Perdonatemi, signore. Gli spagnoli rispettano quasi sempre i desideri delle donne. La signorita vuole essere lasciata in pace. Ma come vi permettete? Non tutto si fa col permesso. Voi stesso me lo state insegnando. State al vostro posto. E guardatevi di capitarmi ancora tra i piedi. Sarò costretto, signore. La nostra nave è la stessa e non posso raggiungere l'America a nuoto. Io penso che non la raggiungerete. In nessun modo. Volete punirmi? Fate pure. Mi divertirò leggendone la motivazione. Se ne aprite il tempo! Basta, basta! Andate. Obbedisco, signorita. A buon rendere. No, voi rimanete. Accanto a voi mi sento più tranquilla. Grazie. Dove siamo diretti ora? All'isola Sant'Antonio. Rifornimento acqua. Oh, che viaggio. È come un sogno angoscioso. Finirà presto. Se sapete essere forti. Mi sento solo, senza aiuto. Ora non vorrei sembrarvi come quel capitano, ma... Ma io... Lo so. Voi siete diverso dagli altri. La mia compagnia potrebbe esservi pericolosa, ma io veglierò ugualmente su di voi, anche se non mi vedrete sempre accanto. Grazie. Buonanotte.
Miguel. Oh, dite. Oh, no. Forse è meglio di no. Cosa volete dire? Dalla prima volta ho letto nei vostri occhi una strana curiosità. Come mi guardavate, come mi avete avvicinato. Ricordate il ballo dell'Alcazar? 26 luglio 1800? Veramente un marinaio si intende poco di ballo. È stato l'ultimo ballo di corte prima della guerra. E vi siete divertite? Io ero una bambina. Trecce lunghe, molte fantasie per la testa. Vedi un cadetto che assomigliava tutto all'eroe di un libro che aveva appena finito di leggere. Una bella combinazione. E cosa vi disse? Niente, non ci ho neppure parlato. Chiese ad un'amica di mia madre il vostro nome. Il mio nome? Allora, dunque sapete... Che siete Miguel de Cabanel. È meglio che scordiate quel nome e quel cadetto. E perché? Ho saputo della fine di vostro padre. Ma io non credo a tutto ciò che dicono. Nessuno di noi ci crede. No, no. Non basta, Consuelo. Vi ringrazio. Ma forse è meglio che dimentichiate tutto ciò che ci siamo detti questa sera. No, Miguel. Ascoltatemi. Non posso farvi correre lo stesso rischio che corro io. Siete ancora una fanciulla. Non è un complimento. Consuelo, siete bella. Agli uomini che domattina scenderemo a terra per la provvista d'acqua. Gli indios. Li eviteremo. E se incontreremo navi francesi? Non c'è nulla da temere. Abbiamo nebbia con noi. Lo avremo ancora per molto tempo, comandante. Bravo. Sei abbastanza forte in matematica. Hai già capito che è meglio dividere in due che in tre. Alle 10 la scialuppa pronta. La caricheremo noi stessi. Crescerà la marea, l'imbocco della grotta sarà coperto. Allora sbrighiamoci. Tra poco l'acqua comincerà a salire. L'intera flotta a scoprire questa miniera d'oro. Tra un'ora l'acqua arriverà fin qui. Sono tutte? Ne sono rimaste due. Cominciamo a sistemare queste. Guardate, Don Inigo. Ognuno ha un colore. Fanno male agli occhi, accecano. Lo sapete che fino ad oggi ho creduto che ci fosse sabbia qui dentro? Tutte le notti lo stesso dubbio. Non riuscivo a dormire. Volevo vederli. E adesso è anche roba mia. Su, va presto. Quando avrò il mio mucchio, la mia parte, voglio armare una nave per conto mio. Una nave per bene, intendiamoci, eh? Col mio nome scritto sulla prua. Dammi un pinto. E tutti diranno, è più bella la tua nave di te. Ma che me ne importa? Si sa che i figli sono meglio dei padri, no?
E io consumerò la mia parte con le più belle donne del mondo. E spero che mi basti sino alla vecchiaia. Il terzo mucchio, Don Inigo. Un bel mucchio di terra con una bella croce sopra. Sbrigati, sbrigati. Chi va là? Stai fermo! Avevo sperato che non vi metteste sulla mia strada. Sulla mia strada c'è la morte. State attento, Don Inigo, vale anche per voi. Non muovetevi. Non muovetevi, ho detto. Rendete troppo dalla vostra pistola. Non ha che un colpo e noi siamo in tre. Quando avrete scelto la vostra vittima sarà finita. Attento che non tocchi a voi. Sono sicuro di averlo colpito. Resta qui e tieni gli occhi aperti. Non temete. Non è grave, Don Inigo. Basteranno due giorni di letto e un impiastro dal dottore. Rispondete. Rispondete. Cosa vuoi che ti dica? Posso arrivare da solo fino alla barca. Basta che mi aiutiate a rialzarmi. Perché dovrei farlo? Hai già il respiro pesante. No, Don Inigo. Sei morto, Damiano? No. Non potete lasciarmi qui. Non potete. Resterai col tuo tesoro. Hai faticato tanto per averlo. Non potete lasciarmi proprio adesso. Portatemi con voi. Vi cedo metà della mia parte. E la prenderò tutta, senza tanti fastidi. No, per pietà, Don Inigo. No. Basta, Damiano. È toccata a te, devi rassegnarti. Hai ragione. Meglio in due che in tre, eh? Vero? Dovevo aspettarmelo. Bravo. Adesso cominci a ragionare. Tornerò a trovarti la notte. Non ti darò più pace. Non ti darò più pace. Ma va all'inferno. Non ti darò più pace. Nulla? Nulla. Deve essere morto. Presto, monta in barca. E Damiano? Anche lui è morto. Nebbia! Ma è ancora vivo. Vuoi andare a prenderlo? Ma in fondo, meglio due che in tre. Sarà facile trovare un capocannoniere come lui. Bevo alla memoria di un generoso perito in queste acque nel tentativo di salvare un suo ufficiale. Anche il capitano Damian Binto mancherà a questa nave, ma ci consola il pensiero che egli è in buona compagnia. Signorita Consuelo, abbiamo tentato in ogni modo di salvarlo, ma sotto la costa il risucchio è troppo forte e la notte è buia. È stato un viaggio sfortunato questo. Ma non dovete piangere, signorita. Non è così che si porge l'estremo saluto ai soldati di sua maestà. Gloria e onore a tutti gli eroi caduti per la gloria di Spagna. Don Inigo? Non allontanatevi, dottore. Corro in cabina a prendere i medicinali. Torno subito. Ma che cosa? Dottore, mi
Miguel! Non sono un fantasma, ma ci è mancato molto poco. Non dovevate tornare. Così avrebbe voluto Don Inigo. Dottore, ho bisogno del vostro... Don Inigo, ne ha più bisogno di voi in questo momento. Dottore, hanno nascosto il tesoro nell'isola. Mi occorrono le chiavi del forziere, subito. Ma come? Via! Andate via! Via tutti! Via! Via! Vi accompagno. No, no. Restate con lui. Non avete sentito, guardate. Eccomi. E poi ci sarà il nostro bravo dottore. Prego, venite. Don Inigo, sono... Vi ha fatto paura? Non lui soltanto, lasciatemi. E chi altro? Io? Io vi amo. E l'amore non fa paura. Il vostro sì. Ma come puoi dirlo? Se ancora non hai provato. Lasciatemi! Cazzardiosa! Ora sì che dovrai cominciare ad aver paura! Lasciatemi! State calmo. State calmo. Rilasciate i vostri nervi. Rilasciate i vostri nervi. È una pazzia. Aprite! 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 Aiuto! Consuelo! È qui, signore! Salvatela! Cercate Sandoval! Ditegli di preparare la scialuppa! Aiuto! Oh, Miguel! Ti avevo avvertito! Saluta la signorita, amico. La rivedrai in paradiso. Ti colpirò tra gli occhi. O nello stomaco. Meno sicuro. Ma con una bella agonia. No! No! Che succede? Ho sentito sparare. Chiudi le orecchie finché il capitano non ti dice di aprirle. Aspetta. Dobbiamo lasciare la nave ora che sapete tutto. La vostra vita è in pericolo quanto la mia. Presto! Presto! Don Inigo sta per riaversi. Presto, per l'amor del cielo. Ci basterebbe un quarto d'ora. Andate! Non ce la farete! Non ce la farete! Sbrigatevi! Caraglie, che non siete altro! Dottore! Nebbia! Maledetti! Sandoval, stacchiamo! Via di là, dottore! Sparite! Sparite! Dottore! Capitano!
Capitano, stanno fuggendo! Forza, i cannoni! E gli altri prendere fucili! Niente, meno del grazie del gatto. Cannoniere, presto ai pezzi! Avanti, tutti gli uomini ai pezzi! Cannoniere, centra il bersaglio e invece di farti impiccare al ritorno ti darò un premio. Solidarietà, calma, piccola, calma. Forza, è un bersaglio sicuro, come se ti sparassi a un piede. No, no, e lasciami, fermati, non sparare, ti dico. Corrono quei maledetti. Presto, presto! Presto, caricate! Se li lascia allontanare ancora, non li prenderemo più. Avanti, fuoco, fuoco! Giù in acqua, svelti! Coraggio, signorita. Svelti che non ci possono vedere ora. All'altro pezzo! Se li sbagli anche stavolta, ti spacco la testa, pezzo di carogna. Fuoco! Centrato, capitano! Il mio collo è salvo! Hai salvato qualcosa di più. Erano traditori della Spagna. Forza! Non siamo lontani! Sono sfinito. Nave maledetta, possa la tempesta spazzarla via con tutta la sua ciurma di pirati. Ah, non pensate a loro, noi stiamo peggio. Soli su una terra sconosciuta. Dio, Dio, che sarà di voi? Come ti senti, Consuelo? Non dovete perdervi d'animo. Oh. Questa è una rotta battuta dalle navi spagnole. Forse là dietro c'è la salvezza. Oh. Un villaggio, un porto, una nave. O il deserto, o la morte. Coraggio, Consuelo. Non dobbiamo arrenderci così. Guardate, l'Assunzione! Non rivedrò più quelle facce, quel Don Inigo. Lo rivedremo invece. Non rinuncerà a loro che ha sotterrato. Tornerà. Tornerà e allora sapremo come accoglierlo. L'unica constatazione che può consolarci fra tanto sangue e tanti lutti è che l'Assunción ha potuto raggiungere L'Avana e condurre a termine la sua missione. Ne siete convinto? Il vostro rapporto non è chiaro. Mi meraviglio, eccellenza. Io e i miei uomini abbiamo rischiato la vita per salvare il salvabile. Quasi un quarto del tesoro è al sicuro. Il resto purtroppo è nel mare, ma il mare, grazie a Dio, non è francese. E nemmeno voi siete spagnolo. Cosa volete insinuare, ammiraglio? Nulla. Dovete ammettere che la morte di Consuelo De Maio e Isolo è avvenuta in circostanze misteriose. Ve l'ho detto, era stata rapita da quelle spie. Le quali non sapete dirmi neanche il nome. Il nome non interessa. È stato un errore imperdonabile non essersene interessati quando li avete presi a bordo. Damian Pinto ha pagato con la vita questo suo errore. Troppa gente sulla vostra nave ha pagato con la vita i suoi supposti errori. Non ammetto oltre il vostro tono e le vostre insinuazioni. Sappiate che ho avuto carta bianca da Madrid. Lo so. Allora possiamo smettere questo colloquio. È la sorte di tutti coloro che compiono il proprio dovere tra i pericoli, trovare ostacoli e sospetti in chi se ne sta tranquillamente seduto sulla propria poltrona. A Madrid come qui in America. Moderate i vostri termini. Non li modererò nemmeno dinanzi alla Suprema Corte di Spagna. Avete avuto la mia stessa idea, Don Inigo. Sottoporrò questo caso alla sua autorità. Thank you.
passato avanti e indietro questo mare per tanti anni. Ho visto le onde inghiottire le navi, soffocare l'ultimo grido degli uomini. È sempre venuta una notte come questa, con l'ancora ferma sul fondo e senza luna. Perché è sceso a terra il comandante? La notte è sempre così buia, come un barile di caprame. Poi si fa luce. O nei vecchi marinai che ritornano. La nave maledetta dell'Olonese, il volto di cuoio bruciato di tanti compagni. Non dovevamo tornare qui. È stato come andarli incontro. Bisogna essere preparati a salutarli. Pregare Dio perché li tiri fuori dalla sabbia del fondo e se li trascini in paradiso. Perché è sceso a terra il comandante? I viveri, ha detto. Ma io credo che il silenzio e il buio abbiano spaventato anche lui. Senti, il mare batte contro le fiancate come un lamento. È una voce. Basta, basta! Non ti preoccupare, amico. Se la tua coscienza è a posto, i morti non ti tormenteranno. Io ho paura. E chi non ha paura? In queste notti tutto il mare è fermo dove tu sei il primo. E chi non ha paura? Qui sotto, laggiù, riposano le carcasse della Cristobal Colon, della Pintorida, della Sargunda. Alberi, vele corrose dall'acqua, facce bianche con le meduse che mangiano nei loro occhi e tra i loro denti. La luna dà fastidio ai morti. Forse non rivedrò Bilbao con la sua spiaggia di rena bianca. Il mio paese. Bevi e sta zitto. State tranquilli. Voi non avete vissuto troppo e troppo male come me. Sono 10 anni che sono imbarcato. E io potrebbero essere 10 secoli. Ma se avessi saputo che ci fermavamo davanti all'isola di Sant'Antonio, se avessi saputo la gente che è morta su questa nave, avrei rinunciato a partire con voi per l'Eta. Guarda! Fuori dall'Assunzione! Avete sentito? Felician! Domingo! Sono io, Miguel! Sono dei fantasmi. E Miguel? Lasciatelo parlare. Lui almeno mi sembra abbastanza vivo. Cosa vuoi? È qui con me la figlia del governatore. Mi capisci? Ci siamo salvati! Non avvicinatevi! Un momento! Andatevene! Andatevene, è pericoloso! È nel vostro interesse che io parlo. In Spagna vi aspetta la forca tutti quanti. Io posso aiutarvi, ma prima dovete mettere in salvo le due donne. Voi avete obbedito agli ordini di un traditore e di un assassino, un pirata. Un vile pirata che si è appropriato del tesoro della corona. E perché dovremmo crederti? Ma non capite che io ho le prove con me, le due donne Sandoval possono testimoniare. Fateci salire. Non mi credete, vero? Io sono un ufficiale di Sua Maestà, il figlio dell'ammiraglio De Cabanini. E Inigo da Costa ha tradito e ucciso. Figlio del vecchio Cabanil, tu? Sì, è lui. Sì. Dovete credergli, è vero. Ascoltami, Felician, non c'è tempo da perdere. Gettami una cima e convinci gli altri. Obbeditemi e vi prometto che non avrete nulla da temere dalla giustizia di Sua Maestà. Tu, buttali una cima. Facciamoli salire.
Manuel! Pedro, Santos, dove siete? Santos, rispondimi, dove siete? Tutti ubriachi! Dove vi siete cacciati? Manuel, dove siete? Non è possibile. Non possono essere morti tutti. Tornate qui. Non mi lasciate solo. Non lasciate solo il vostro comandante. Vi riporterò a casa. E vi rimboccherò le coperte del letto. Intorno al collo, miserabili. Dottore. Dottore, preso, vieni! Come mi brucia dentro! Eccoti finalmente! Dammi la medicina! È poco averti ammazzato, dottore maledetto! Ma il vestito è ancora macchiato di sangue! Sangue! Come quello sulle tue medaglie, ammiraglio de Cabanil! Accomodati, ammiraglio! T'ho fatto preparare un calice del miglior vino rosso e una pistola carica. De Cabanil, lascia che ti baci la mano. Giuda è sempre più forte di Cristo. Ricordalo. E tu? No. 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 Scusaci, Miguel. Noi non abbiamo mai avuto paura di nessuno, ma lui non ci sentiamo di affrontarlo. È un demonio. Allora andrò da solo. No, Miguel. Voglio accusarlo di sorpresa e farlo confessare. No, Miguel, non andare. Consuelo, non temere. Siamo dalla parte della giustizia. Tu rimani qui. Che Dio vi assista, Miguel. Dove han vinto? Dove han vinto? Dov'è il mio tesoro? Restituiscimelo! Avevo lasciato il tuo cadavere guardando! Doveva farmi ricco! Sei un pessimo ufficiale, Damian Pinto! Ti sei fatto mangiare la faccia dai grassi! Ed è quello che meritavi! Meritavi di crepare! Hai avuto quello che ti spettava, eri stupido e grasso! Anche tu, con quella tua faccia maledetta, mi vieni a tormentare, ma ora basta coi fantasmi! Non sono un fantasma, Inigo da Costa. Non sono un fantasma. Mi chiamo Miguel de Cabanil. Sì, è molto tempo che mio padre aspetta di riposare in pace. Vendicato. Tuo padre? Un vecchio che sputava sangue quando l'ho ucciso. Miserabile. Tu hai rubato il mio tesoro! Che vuoi? Sono venuto per chiudere i conti. Ti ho atteso pazientemente. Poi ieri abbiamo visto spuntare all'orizzonte gli alberi della tua sporca nave, assassino. Questa volta è finita sul serio. Ti trascinerò davanti alla corte marziale. E dovrai rendere conto di tutti i tuoi delitti. Butta a terra quella spada! Consuelo! 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 Thank you.
Coraggio! Adesso raggiungila! Madre d'inferno! No! Consuelo! Miguel! Consuelo! Consuelo, qualcuno si avvicina, getterò la ragazza in mare! Aiutami! Miguel! Miguel! Alzati! Non piangere più. È finito il tempo del sangue e del terrore. Vedi, il cielo s'arrosa. Tra poco sorgerà il sole. E il sole cancellerà ogni bruttore. Mia cara, lascerà libero e felice il nostro amore. Per sempre. Gabriele.